Siamo qua con Claudia, una giovane mamma, e con un bimbo in arrivo, Matteo, e gli altri due? E gli altri sono Cecilia, di 2 anni, e Giacomo, di appena 1 anno. Oh, ma che belli! È qua per parlarci dei nostri prodotti Biomamma che ha utilizzato durante la gravidanza, le gravidanze. Esatto, è una linea che ho sempre usato, a cui proprio mi sono affidata fin da subito, perché è biologica, interamente biologica e naturale. E soprattutto è una linea di un'azienda italiana, storica italiana, per cui mi ha ispirato fiducia fin dall'inizio. E come vivi la tua giornata con questi prodotti? La mia giornata inizia sempre abbastanza di fretta. Preparo i bimbi e quindi preparo tempo per me. Mi faccio generalmente un bidet veloce con il detergente intimo e poi spalmo sulla pancia insieme la crema antismagliature e l'olio, in modo tale da fare un 2 in 1, risparmio tempo. Ma dai, ma li applichi insieme o prima uno e poi l'altro? Applico proprio una noce di crema sulla mano, qualche goccia d'olio, spalmo, li mescolo e poi spalmo sulla pancia, sulle gambe, insomma faccio una cosa un po' generica e rapida. Capito. E preferisci la texture? La crema diventa un pochino più densa e più morbida. Immagino. È già bella morbida lei di suo, e anche perché contiene già olio di mandorle comunque. Io risparmio i tempi, esatto. E potenzio potenzio ulteriormente la crema. E la sera invece? La sera ho più tempo, sono più rilassata, una volta messi a letto i bambini ho tempo per una doccia un po' più tranquilla. Uso anche nella doccia il detergente intimo e poi, ancora bagnata, prima di asciugarmi faccio un bel massaggio sempre sulla pancia, sui glutei, cosce, interno cosce, con l'olio di mandorle. Sì. Anche sui glutei e sulle cosce, che sono zone che anche per le ragazze donne esatto, non in gravidanza. Esatto, critici generali. Esatto, quindi l'applichi ancora da bagnata? L'applico da bagnata perché ho proprio notato che sulla pelle bagnata l'olio penetra maggiormente. In effetti c'è lo strato idrolipidico della pelle che viene aiutato dall'emulsione fra la crema e fra l'olio e l'acqua ancora presente sulla pelle. Infatti dà proprio una sensazione bella, è molto confortevole, e poi il massaggio è sempre un bel momento, un bel immagino, momento. Col bimbo. Si sentono i movimenti, sì. Dopodiché mi asciugo e prima di mettere il pigiama, soprattutto dopo una giornata magari faticosa in cui sono stata tanto in piedi e le gambe comunque sentono la fatica di tutto del lavoro, eccetera, applico sulle gambe il gel gambe defaticante e veramente noto che mi aiuta a sgonfiare le caviglie. In effetti sono molto sottili, hai delle bellissime caviglie. Dopo il gel gambe applico anche la crema seno, è una crema preparatoria, per cui in quest'ultimo mese ho cominciato a preparare appunto il capezzolo alla suzione. Capito. Andiamo più nel dettaglio.